Ciao ragazzi, benvenuti alla 39esima puntata della Vecchia Italia. Io sono Chantalin e questa mia serie fa parte delle serie degli Agricolarum. Allora, come sempre io voglio iniziare la puntata ringraziando e salutando gli amici che hanno lasciato un commento alla scorsa puntata. Ringrazio Giampaolo Zanutto, Simone Sivori, Omar Boschero, Giovanni Gentile, Luca Minonzio e Corrado Rinaldi. Ciao ragazzi! E grazie per aver seguito la mia scorsa puntata e aver lasciato un commento, un saluto sotto la puntata della Vecchia Italia. Allora, siamo arrivati a settembre, primo giorno di settembre, il meteo non è dei migliori, comunque da pioggia alle 12, quindi dovremo riuscire in questa mattinata a fare quello che dobbiamo fare. Abbiamo due cose da fare adesso in settembre per la nostra fattoria: andare a raccogliere il campo 4 a sorgo e la nostra uva, e poi ci saranno le patate al campo 3 e al campo 8 per il consorzio che ci aveva chiesto se gliele raccogliavamo noi. Allora iniziamo, non con la motosega, prendiamo la nostra Laverda M300 MCS LC autolivellante, l'avete già vista quando abbiamo raccolto il campo 5 e ce l'abbiamo a noleggio e ne approfittiamo, andiamo a raccogliere il nostro campo di sorgo. Non è un campo tanto grande, quindi non ci saranno grandissimi quantitativi, e poi andremo a vedere se questo sorgo lo portiamo nei nostri silos di casa o se serve magari in qualche nostra produzione per produrre appunto qualcosa per far lavorare le nostre produzioni. Vedremo. Allora qua intanto vedete che la nostra Trebbia in queste stradine ci passa giusta, se prendo anche la visuale sbagliata poi ci passa ancora di meno, segnali lampeggianti, voilà. Allora, qui siamo al nostro campo di mais che è quasi pronto da raccogliere, lo faremo penso tutto a granella, anche perché insilato abbiamo fatto parecchi balloni di insilato d'erba, quindi non ne necessitiamo di altro, e quindi andremo a fare tutto, a raccogliere tutte le pannocchie quando saranno pronte logicamente. Allora, ecco lì sopra, lì davanti a noi il nostro campo di sorgo. Allora possiamo lasciare la lama qua così. Allora scendiamo, schiacciamo qui. Ok, allora andiamo ad agganciarci la lama. Come ho detto prima, poi vedremo. Allora, prendiamo la visuale esterna un attimo, vi faccio vedere. Se riusciamo a passare con la panchina di così, sì. Allora andiamo ad aprire la nostra trebbia e aprendo la trebbia va a livellarsi. Eccolo là, perfetto, ottimo. Allora qui abbiamo il nostro campo di sorgo, abbassiamo e cominciamo a trebbiare il sorgo. Benissimo, ottimo, e avanti di sorgo. Come detto, dopo andremo a dare un'occhiata, anzi diamo subito un'occhiata alle nostre produzioni per capire se il sorgo serve da qualche parte. Allora, biomassa no, la burreria no, la cantina no, i cereali no, alle conserve, pomodori, lattuga e uva, quindi niente, e uvetta. L'impianto biogas no, la malga no, farina, potremmo fare la farina di sorgo, anche che se abbiamo già portato l'avena. Le serre niente, panificio sorgo non serve, per il whisky sorgo non serve, quindi eventualmente potremmo fare farina di sorgo.
che però vedete che ha una produzione inferiore all'avena. L'avena con 15 di avena produce 19 di farina, qui con 15 di sorgo produciamo 16 di farina. Comunque penso che adesso vediamo un attimo che quantitativi riusciamo a raccogliere da questo campo e dopo decido insomma, magari guarderò di portarne un po' lì alla produzione della farina e un po' lo porteremo nel silos di casa per aspettare magari un buon prezzo per la vendita, perché sapete che dobbiamo incassare un po' di soldi, perché nelle scorse puntate ho comprato il nuovo Lamborghini, che purtroppo è nuovo, non è old style, vecchio stile, per la vecchia Italia mi sarebbe piaciuto di più, però mi servivano cavalli e quello lì era un marchio italiano che mi dava più cavalli, e perciò ho dovuto optare per un trattore più nuovo, comunque un marchio italiano. Comunque qui in una passata abbiamo fatto il 27% capienza, non produrrà tanto. Adesso torniamo indietro, ho fatto un po' di testata qua per girarci un po' meglio e via. Sì, non avrà sta grande produzione questo campo perché non è un campo chissà che grande. Anche questo dovremmo guardare, parlando un attimo con la forestale, se possiamo ampliarlo col bosco lì sopra, se è di nostra proprietà. Quest'inverno ci sarà da divertirsi a tagliare alberi per ingrandire i campi. Speriamo che la forestale non ci faccia troppi problemi per darci permessi, e così per l'anno prossimo riusciamo ad aumentare decisamente la produttività della nostra azienda e incassare anche dei bei soldi con la vendita del legname, perché bisogna anche vendere il legname che tagliamo, quindi un buon introito per l'azienda della vecchia Italia. Ok, qui siamo a più di metà serbatoio, riusciamo a girarci e tornare a fare un'altra passata. E dopo dovremo andare a prendere il rimorchio. Dovrò andare giù a casa a prendere il rimorchio per scaricare la trebbia dal sorgo. Faccio vedere un po' di esterna, così vedete il livellamento della trebbia. Sapete che questa trebbia è una delle trebbie del pacchetto che c'è su Modab, quindi accessibile a tutti, sia PC che console. Ok, allora quasi arrivati in fondo, quindi io faccio un taglio e vado a prendere il rimorchio. Ci vediamo tra poco. Rieccoci. Allora, ho preso il nostro 110, ho attaccato il nostro rimorchio Bussini e sto andando al campo per scaricare il sorgo, ma il trattore, siccome ecco, vedete, ho quella famosa mod che quando la manutenzione scende sotto il 50%, ogni tanto il motore si spegne e è un richiamo per andare a fare la manutenzione. Quindi vediamo di fare questa raccolta del sorgo e dopo dovremo passare presso la nostra officina di casa e fare un po' di manutenzione a questo trattore, per evitare che si spenga ancora. Qui è bella questa mod perché devo dire che è interessante che il motore insomma si spenga o faccia più fatica quando comincia a calare di intensità di manutenzione, però cioè abbiamo più di metà, abbiamo circa metà adesso di manutenzione, continuare a spegnersi così mi sembra quasi esagerato. Vediamo, 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 dai. Vabbè, siamo arrivati praticamente al campo. Buttiamo dentro ancora una marcia, voilà, adesso che eccolo. Ai ai ai.
qui manutenzione cercasi, ragazzi, manutentore, manutenzione, meccanico cercasi. Eccolo, di nuovo. Qui intanto mi è rimasto indietro un po' di sorgo da trebbiare, qualche piantina, dopo faremo un'altra passata. Allora, vediamo di parcheggiare qua sotto la trebbia per scaricare. Dovrebbe essere accesa la trebbia, quindi dovrebbe anche scaricare. Ah, però mi sembra che ho messo la mod che bisogna farlo manualmente, lo scarico. Ah no, si è spento il motore della trebbia. Eccola lì che scarica. Guarda lì il nostro sorgo. Lo distribuiamo un po' sul rimorchio, in modo da tenere distribuito il peso. Perfetto, chiudiamo il condotto di scarico e andiamo a fare un'altra passata, se magari prendo anche quella giusta, la prendo abbastanza giusta, riesco a fare un buon raccolto, se no qua. Ok, perfetto, e via. Allora, settimana scorsa, quando è uscito martedì scorso, quando è uscita la 38esima puntata della Vecchia Italia, è uscito anche il DLC Horse. Vi avevo detto che se trovavo il tempo facevo un piccolo video sul DLC, però purtroppo il tempo non l'ho trovato, anche perché questa settimana mi sono dedicato parecchio a capire come mai non riusciamo più a portare avanti la mappa della Coronella con la nostra carriera dell'Espagna, della Ria Agricolare in Espagna, e alla fine, a forza di tanti tentativi, sono riuscito a recuperare il salvataggio, quindi la serie espana dovrebbe continuare. E nel frattempo abbiamo anche ripreso la serie dei Boscolarum, quindi questa settimana, salvo imprevisti, dovreste trovare il video della Real Espana e anche un video della Boscolarum. Quindi pian pianino, eravamo in pochi, eravamo solo io e Christian, però almeno portiamo avanti le serie e cerchiamo di riprendere un po' quello che è il tram tram. Portiamo pazienza ancora il mese di agosto, perché tra ferie e mica ferie, qui la gente è impegnata tra la campagna e in ferie, quindi abbiamo poca gente per registrare. Comunque cerchiamo di portare avanti le serie, di portarvi video sul nostro canale. Vedo che i numeri continuano a crescere, siamo a un passo dai 1080 iscritti, se non ci siamo già arrivati quando vedete questo video. Eravamo a 1079, oggi è domenica che sto registrando, eravamo a 1079 iscritti, e quindi siamo a un passo dai 1080. Cerchiamo di andare avanti e di far crescere ancora il nostro canale YouTube della Coppa Agricolarum. E quindi per il momento sembra che abbiamo risolto. Dopo, con settembre, dovremo riuscire a rientrare abbastanza nei ranghi normali, quindi speriamo di riuscire a recuperare tutte le serie, e se riusciamo, anche perché no, portare qualcosa in più, qualcosa di nuovo. In attesa sempre a novembre dell'uscita della Zilonca con la Premium Expansion, l'espansione Premium, col nuovo DLC, con la nuova mappa, appunto la Zilonca, con le carote e nuove fabbriche, nuovi prodotti, nuovi marchi. Sono curioso di sapere
cosa inseriranno del marchio Fiat, perché hanno detto che inseriranno nuovi marchi più nuovi macchinari di marchi già presenti, tra cui Fiat, quindi vedremo cosa ci porterà questo nuovo DLC di questo nostro marchio italiano della Fiat. E lì vedremo se magari trasferire, se con i tempi giusti riusciamo a trasferire la Real Agricolarum dalla Spagna e portarla magari in Polonia, dove è ambientata questa nuova mappa, e vedremo insomma di fare qualcosa di fatto bene. Intanto qua siamo al 96-97%, 98-99%, e ci fermiamo perché non vorrei andare a calpestare. Apriamo qua, scendiamo, andiamo a prendere il nostro trattore, il nostro 110, e andiamo a scaricare il prodotto. Intanto abbiamo metà rimorchio quasi qua, quindi andiamo a riempire il rimorchio, e io direi che questo primo rimorchio potremo portarlo alla fabbrica della farina, e il restante prodotto invece lo portiamo nei nostri silos di casa. Allora vediamo di riempire bene il rimorchio qua, ci sono sotto, perfetto, e andiamo a portare alla nostra farina, al mulino Vecchia Italia, che è appena qua sotto, conserve, mulino, eccolo qua. Questa è la burreria e questo è il mulino della Vecchia Italia, quindi scendiamo per la strada e andiamo a scaricare. Allora, spegniamo la trebbia, intanto che, perfetto, chiudiamo il tubo. E spegniamo la trebbia, lasciamo qua la trebbia e andiamo a fare il nostro viaggio col 110. Andiamo a scaricare. Tanto che faccio questo viaggetto, io vi devo già salutare, vi ringrazio, comincio già con il ringraziarvi per aver seguito questa mia puntata, e vi invito, vi chiedo, chi non l'avesse ancora fatto, di iscriversi al nostro canale Coop Agricolarum, così ci aiutate a crescere. Noi non abbiamo mai chiesto nulla, non abbiamo mai chiesto né donazioni né abbonamenti né nulla di tutto ciò. L'unica cosa che vi chiediamo è di iscrivervi al nostro canale, aiutandoci così a crescere. E se vi va, quando comprate il gioco, magari il DLC, qualche DLC, se lo comprate tramite il sito Giant con il nostro codice partner Coop Agricolarum, così ci aiutate a migliorare la partner che abbiamo con Giant per avere le cose in anteprima e le mail da parte di Giant per le anteprime dei giochi, dei DLC e le facce, tutte queste cose qua. Quindi ecco, l'unica cosa che possiamo chiedervi è questo, che è un aiuto che a voi non costa nulla e a noi dà tanto. Quindi poi se parlate con dei vostri amici che non ci conoscono, se volete dirvi di iscriversi anche loro al nostro canale, ci aiutate ancora di più a crescere. Tanto qui il trattore continua a spegnersi, ha urgente bisogno di manutenzione questo trattore. Allora aspetta che io devo andare a aprire la botola. Apriamo la botola, perfetto, e andiamo. Ancora si è spento, sì, ha bisogno, ha urgente bisogno di manutenzione questo trattore. Non si può, per fare una retromarcia del genere, spegnersi 6 o 7 volte, no? Ok, che scarichiamo, perfetto, guarda lì, ottimo. Allora, che si è spento, là che si è spento di nuovo. Bon, allora torniamo a finire il nostro campo
Io vi ringrazio di nuovo per aver seguito questa mia puntata. Se vi va, lasciate un messaggio, un saluto sotto nei commenti. E vi aspetto per la prossima puntata della Vecchia Italia. E vi ricordo, sempre qui sul nostro canale YouTube Coop Agricolarum, questa settimana troverete la Real Agricolarum Spagna e Spagna e la serie Boscolarum, serie completamente boschiva, dove ci sbizzarriamo a disboscare. Bene, detto questo, vi saluto e vi ringrazio tanto. Ciao ragazzi, alla prossima!